Da te ciao! Oggi è un video completamente diverso dal solito, infatti ho deciso di realizzare un make-up. Da una parte del viso mi truccherò come mi trucco normalmente e invece dall'altra parte utilizzerò tutti i prodotti o quasi tutti i prodotti asiatici. Dalla parte destra sto utilizzando un fondotinta, una crema colorata. Un campioncino perché io il fondotinta utilizzo solamente quelli asiatici, quindi mi trovo bene con quelli e del mio colore, anche se sul collo lo stacco si vedeva. Invece dall'altra parte utilizzerò una CC cream, Snails CC cream, quindi alla bava di lumaca, della marca coreana Sally's Box, che avevo però comprato l'anno scorso alla Cosmoprof, ed è un color control molto chiaro. Adesso sto utilizzando un fondotinta della Misha, sempre una BB cream, un pochino più scuro, come potete vedere c'è il distacco, veramente netto, però io mi trovo meglio con il chiaro perché non mi fa il distacco con il collo. Dalla parte europea adesso metto un po' il bronzer, faccio una sorta di contouring. Il blush lo metto appunto sugli zigomi cercando di alzare gli zigomi, mentre dall'altra parte utilizzo questo bellissimo cofanetto che ho preso al Cosmoprof quest'anno, è della marca It's Skin ed è un blush, e lo metto proprio come lo mettono solitamente le ragazze asiatiche, cioè solamente proprio sulle gote per rendere l'incarnato più baby, più tenero. Adesso è il momento delle sopracciglia. Io solitamente per le sopracciglia utilizzo un ombretto della Naked, e nella parte europea vado semplicemente a coprire i buchi sulle mie sopracciglia, mentre nella parte asiatica le sopracciglia devono essere più folte, cercare di farle un pochino più dritte. L'unica cosa che chiaramente io, avendo già delle sopracciglia piuttosto folte e definite, non mi andava neanche di disegnarle ex novo, e quindi insomma le ho semplicemente un pochino più marcate, ma come potete vedere è pressoché impercettibile. Bene, adesso inizio a truccare gli occhi. Metto sempre il mio primer e inizio a truccare l'occhio come faccio praticamente sempre. Poi metto anche un pochino di eyeliner e aggiungo anche le ciglia finte. Ho delle ciglia cortissime e dritte, veramente brutte, quindi se il mascara magari non sta facendo il suo del lavoro, vado di ciglia finte. Mentre nella parte asiatica il trucco è leggermente diverso. Loro non utilizzano molto l'ombretto dal momento che hanno la palpebra mobile coperta da uno strato di grasso, cosa che invece utilizzano tantissimo sono appunto le ciglia finte e l'eyeliner. Qui utilizzo l'eyeliner di una marca giapponese. Chiaramente il mio occhio non si presta ad un trucco asiatico perché ho l'occhio l'anti-Asia, quindi bene o male il risultato è lo stesso, ma questo è colpa del fatto che io non sono una truccatrice. Un'altra differenza è data dal rossetto. Gli asiatici prediligono un rossetto molto chiaro, molto delicato. Alcuni addirittura vanno a schiarire le labbra e poi solamente al centro delle labbra applicano un pochino di rosa. E niente, spero che questo video vi abbia fatto o sorridere o comunque vi abbia fatto compagnia. Sappiate che questo è il primo e ultimo tutorial, non ne farò mai più, quindi non vi preoccupate, era semplicemente per mostrarvi alcuni prodotti asiatici e soprattutto così per farvi vedere un po' le differenze anche per esempio di colore, perché insomma il fondotinta è fondamentalmente diverso. E niente, io con questo vi saluto, mi raccomando lasciatemi dei commenti, ditemi cosa ne pensate, cosa avreste fatto al posto mio. 再见。